Il 7 maggio gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto De Amicis di Floridi hanno svolto un'attività di educazione civica aderendo a Facemus Cruscio, un flash mob regionale organizzato da numerose associazioni ambientaliste siciliane per protestare contro gli incendi che ogni anno, soprattutto d'estate, devastano il patrimonio naturalistico siciliano e che sono causati dall'incuria e dalla inadeguata azione di tutela. Gli alunni con i loro gesti e movimenti hanno intessuto il racconto di una natura che cresce rigogliosa quando ad un tratto si sente il rumore di un fuoco appena appiccato e tutto diventa caos e paura. Un'occasione per sensibilizzare alla difesa del territorio e incentivare la tutela consapevole dell'ambiente, così come sottolinea anche lo stesso dirigente Giorgio Agnellino. Questa iniziativa riguarda un flash mob a livello regionale che ha coinvolto più di 100 associazioni e che ha come tema la lotta contro gli incendi del nostro territorio. Facemus Cruscio, alla siciliana, Facemus Cruscio, che significa? Significa che anche per la dinamica che in questi momenti, penso avete visto nell'ultimo periodo, l'incendio a Ventigari, no? Che ha avuto rilevanza nazionale, già stanno cominciando in maniera dolosa molto probabilmente a innescarsi quei meccanismi di distruzione del nostro territorio, soprattutto della nostra ricchezza ambientale, che porta alla perdita di gran parte della macchia mediterranea, ma anche di specie animali importanti del nostro territorio. Abbiamo organizzato un flash mob all'interno della scuola con i ragazzini di scuola media, i quali hanno, devo dire, avuto una performance eccezionale rispettando le norme anti-Covid, il distanziamento. La cosa importante chiaramente è il fatto che questa attività è stata inserita all'interno del nostro progetto di educazione civica, per cui i ragazzi hanno avuto anche l'opportunità di crescere all'interno di questa coscienza ambientalista che tende a proteggere appunto il nostro territorio. Io vorrei ringraziare insegnante Germania, referente del progetto di questa attività, l'insegnante Lentini e Lombino per le coreografie, l'insegnante Granata per le scelte delle musiche e l'insegnante Massimo Faraci per il montaggio. Anzi, non ultimo, perché è importante anche quello, la parte artistica, che è stata curata dall'insegnante Grasso e dall'insegnante Testa. Thank you.